Sono strano, vero? Sono molto strano. Oggi, ragazzuoli, vi parlerò degli oggetti più strani che ho comprato in Giappone. E questo è uno di quelli, raga, ma voi avete mai visto una roba del genere? Ciao a tutti, ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me in Giappone perché sono stato qualche mese fa, sono stato per la quarta volta. Questo paese a me piace tantissimo per la cultura, per il cibo, per i templi e per molto altro, soprattutto per la tranquillità. E ovviamente ogni volta che si fa una vacanza si fanno anche degli acquisti. Uno dei più belli, lo state vedendo ora, è questo qua, questa maglia con una tenia. Sì, il verme solitario. Praticamente sono stato nel museo dei parassiti, che è già uscito quel video su YouTube. Se ve lo siete persi, andatevelo a vedere perché è allucinante. All'interno del quale ho comprato questa maglia, un'altra maglietta perché il museo era gratuito, e questo sapete che cos'è? Sapete che cos'è, ragazzi? Si chiama Nibelinia surmenicola. Questo è un parassita che sta nei calamari. Praticamente è una sorta di larva, vi metterò una foto ravvicinata in modo tale che possiate vederla bene, che si nutre, diciamo, vive alle spese di un calamaro. Ed è particolare come souvenir da averlo sotto vetro, insomma. Se ci fossero stati dei parassiti più grandi avrei comprato anche quelli, però questo era l'unico che avevano. E questo oggetto va dritto nel mio reparto di cose stranissime. Come avete visto dalla intro, vi ho mostrato del cibo finto, che in realtà sembra totalmente reale. Questo perché? Perché in Giappone, per invogliare i clienti, le persone ad entrare all'interno di un ristorante, mettono delle repliche fatte di plastica misto cera, ti insegnano anche proprio a costruirle se vai nel negozio che c'è nella Kappabashidori, che è la via del Kappa, dove ci sono tutti quanti articoli da cucina, per appunto invogliare le persone ad entrare. E quindi ne ho comprati diversi, cioè mi piacevano troppo. Ho comprato questo pezzo di carne, ok, con anche l'osso. Questo ovviamente è il meno realistico perché è il più divertente tra tutti, ma già solo questo piatto di spaghetti, se vogliamo, con la forchetta, e tra l'altro sembra anche un'illusione perché possiamo farla volare, l'ho comprato anche per questo, sembra già molto più reale. Al tocco sembra di gomma, ma dal vivo, ragazzuoli, rende tantissimo. Forse quello che rende di più è questo. Questa è una replica ovviamente di un piatto di sushi, come si chiamano questi, un nigiri, no? Con il pezzo di tonno, il riso e la salsa di soia. Cioè la salsa di soia sembra reale. Ci sono anche dei pezzetti di riso caduti che lo rendono ancora più realistico, e il wasabi nascosto sotto il tonno. Quindi voi potete fare così. E cioè, sembra proprio che lo state inzuppando, ok? C'è anche questo, che è un bicchiere di tipo simil whisky, insomma uno sciottino, con del ghiaccio, e sembra reale. Cioè questo è pazzesco, quando l'ho visto ho detto no, lo voglio, perché sembra quasi che ti fa, che hai riguardo ad appoggiarlo perché sembra liquido vero, invece non c'è liquido. E il più bello di tutti forse è questo boccale di birra, guardate che dettagli, cioè la schiuma sembra reale, ci sono anche le goccioline come se fosse tipo fredda, no? Ok? Sul vetro, ed è pazzesca, che possa quasi berla. Sono degli oggetti che costano parecchio all'interno di questi negozi, in particolar modo uno che c'è alla Kappabashidori, ci sono tantissimi altri articoli, c'è la cioccolata, ci sono pezzi di sushi, c'è la pizza, ci sono i pancake, le uova, c'è veramente di tutto. Forse il pezzo che ho pagato di più è questo, perché l'ho pagato, mi pare, un 70 euro, solo questo, forse anche 80. Andiamo avanti con questi. Non so se lo sapete, ma all'interno della Takeshita Street, che è una strada molto popolare di Tokyo, perché è la strada delle mode giovanili, se vogliamo, è nel quartiere di Harajuku, alternativa, piena di musica, di negozi, di gente che urla, di dolci, di crepe, di zucchero filato, insomma, una strada veramente particolare, c'è un negozio di squishy. Gli squishy sono quegli oggetti gommosi che fanno tipo antistress. In questo caso questo è un uovo che si può lanciare, che sembra realmente un uovo, cioè, wow, fa schifo, e tu puoi
spiaccicarlo, lui si appiccica al muro, insomma, puoi fare delle cose. Cioè, ho speso un po' di soldi, ho speso soldi in squishy, non ho mai speso soldi per queste cose in tutta la mia vita, ma quel negozio ti faceva venire voglia di comprare ed è al terzo piano di un palazzo nascosto, quindi boh, non so neanche come fa la gente a trovare quelle cose. E vi faccio vedere gli squishy che ho comprato, al di là dell'uovo, che è il più schifoso. Questo, ragazzi, è bellissimo. Cioè, questo qua, c'è un raviolo dentro. Sentite, cioè, questa è la consistenza. Cioè, è bellissimo. Cioè, questo è bellissimo. Prova a sentirlo, Anthony. Senti la sofficità. È soffice. Ma poi prende la forma. Poi prende la forma, no? Questo è un raviolo. Dimmi quando ci sei, quando è a fuoco, che è questa fetta di formaggio dal quale, se tu premi, compare un topo. Cioè, questo io non l'avevo onestamente mai visto, ma il più bello di tutti è questo pezzo di salmone, probabilmente un nigiri, così, anche questo super soffice. Se vi capita di andare in quella zona di Tokyo, passateci, perché è un negozio veramente particolare che non avevo mai visto. Un altro oggetto strano che ho trovato stavolta a Kyoto, nella foresta di bambù. Consigliano di andare alla mattina presto perché c'è meno gente. Quando sono stato io c'era un disastro di gente, un casino, però comunque l'atmosfera era molto bella. C'era un vecchietto, un signore, che mi fa: vieni qua, guarda, e aveva questo oggetto qua fatto in bambù. Probabilmente, non so se è una scammata o altro, però, perché sei nella foresta di bambù, ma è questa libellula che faceva lui, a quanto dice, ok? È questa libellula, ok? Guardate, se io me la metto sul dito, guardate, lei sta, è perfettamente bilanciata. Metti il dito così, Anthony, metti il dito così, guarda. Ha una sensazione strana, no? Sì. Guardate, si può fare anche qualcosa di più. Guardate, la metto a rovescio. Toc. E lei torna dritta. Su qualunque dito, anche sul mignolo, ed è veramente particolare questa mi è piaciuta tantissimo. Si può fare con qualunque oggetto, cioè se tu l'appoggi qua lei sta, se tu l'appoggi al bordo del pezzo lei sta, capito? Adesso vi faccio vedere un'altra cosa veramente particolare che ho trovato solo in Giappone, che grazie a Marco Togni, che conosco, insomma, e ci siamo beccati là, insomma, ci ha portato in questo negozio di pietre. All'interno di questo negozio di pietre c'erano delle cose particolarissime che si trovavano solo lì, ovvero dei fiori, delle foglie o anche dei soffioni sotto resina, ma senza neanche una bolla. Cioè, non c'è neanche una bolla d'aria, sono perfetti. Ed è un soffione. C'erano anche i fiori di ciliegio. Ma come può essere il soffione? Cioè, guardatelo bene. Come può essere che un soffione rimanga sotto resina perfettamente così? Come hanno fatto a farlo? Cioè, questa è pura magia per quanto mi riguarda. Ve lo faccio vedere di nuovo da vicino quanto è perfetto questo oggetto. E l'altra cosa che ho trovato sempre in questo negozio molto particolare è questo. Ve lo farò vedere nello specifico e li proverò anche all'interno di un video. Vi faccio soltanto un breve spoiler, perché ovviamente è un negozio di pietre e ci sono delle pietre, no? Potete vedere che sono tipo dei cristalli, no? No? Si vede che sono dei cristalli. Per esempio questo è azzurro, questo è nero, questo è tipo quarzo, questo è quarzo di un altro tipo. Ecco, questi non sono pietre, sono pasticcini. Anthony sconvolto. Questi sono fatti di zucchero. Sì,
Assolutamente. E infatti voglio fare un video che chiamerò Mangio Cristalli. Voglio provare a vedere che cosa salta fuori. E mi ha consigliato Marco di prenderli, di provarli. Sono fatti di zucchero, sono tutti quanti pasticcini. Questo non vi piacerà, ve lo dico già. Non vi piacerà, non piacerà a nessuno. Farà schifo, ma a me piacerà. In Giappone esiste questa catena di super negozi, super, un super negozio. Ha tutto, non so neanche come chiamarlo. Si chiama Don Quixote o Don Quixote. E sono ultra riforniti. E hanno le peggio cazzate. Una delle peggio cazzate è questa. È tipo una penna con un piatto sopra. Se zoom il piatto e io premo questo tastino, compare il sushi. Ok, poi scompare, poi compare. Cioè quando si accende la penna, compare e scompare il sushi. Questa è una cagata. Ma la cosa più bella che ho trovato e che sulla quale ci farò un video è questa. Questo è Mixed Poupée. Ok, sono... insomma, è lombrichi e larve. Ok, metto qua. Questi sono scorpioni. Ok, questi sono scorpioni. Appoggio qua. Questi sono grilli. Ok, questi sono grilli, già un po' più potabili. Questa è la tarantula. E concludo con gli... questi come si chiamano? Non sono scarafaggi, ma sono... tipo coleotti, bagarozzi. Questi si chiamano quelli che catturi anche in Animal Crossing, che ti danno i punti. Come si chiamano? Cos'è Heracross? Heracross è un coleottero, il Pokémon. Come si chiama? Rhino Beetles. Coleotteri. Il cervo volante. Ecco, questi sono snack, cioè praticamente si mangiano. E farò un video dove li mangerò. Se c'è qualche candidato che vuole mangiarli assieme, mi faccia sapere, perché tutti rifiuteranno. Però io farò un video dove mangerò scorpioni. E per concludere questo video vi faccio vedere questo rompicapo. Non so quanti anni avrà, decennale, avrà 50 anni sto rompicapo, perché l'ho trovato in un negozio a Yanaka, nel quartiere antico, che era praticamente la casa di una signora, e gli ho chiesto: "Do you have puzzles?" E lei mi ha detto: puzzle. No, non mi ha detto così. E lei mi ha detto: sì, puzzle, e mi ha fatto vedere questo. Non so quanti anni avrà, puzza di vecchio, da morire, e questo è il puzzle. Praticamente una cornice. Adesso magari troviamo i soldi nascosti della vecchia, della signora anziana. Questo è il rompicapo, formato da diverse parti, ok? E lo scopo è far rientrare le parti all'interno di questa stella, se vogliamo. E non ho capito bene, queste sono le istruzioni, cioè, queste sono le possibili, forse addirittura un gioco, forse sono le possibili figure che si possono formare. E si risolve, com'è che si risolve? Così? Proviamo, tac, 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 no, tac, tac, ok? Questa è la soluzione, probabilmente, ma sicuramente ci sono mille altri utilizzi. Me ne ha dato un altro della stessa linea, però tipo... Oh no, questo è diverso. Pensavo che fosse uguale. Madonna. Cioè, proprio si vede che... Marcio. No, penso che si possano formare diverse figure. Sostanzialmente il gioco è questo. A parte che si chiama cross, ma non è una croce. Cioè, banalmente. Penso che non sia un vero e proprio puzzle. Però me l'ha praticamente regalato, quindi è stata molto gentile. Quindi ragazzi, questo era il video. Questi erano tutti quanti gli acquisti che ho fatto in Giappone. È stato un bel viaggio, ovviamente il paese è uno dei miei paesi preferiti, quindi tornerò volentieri. Fatemi sapere quale oggetto vi ha colpito di più, vi ha scandalizzato di più. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se volete imparare la magia, iscrivetevi alla mia scuola di magia che vi lascio in descrizione. Tutti quanti i miei prodotti, mazzo di carte, libro, vi lascio sempre in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!